Buonasera, benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Televomero. Da oggi la città di Napoli ha un nuovo sindaco, ufficialmente Gaetano Manfredi alla guida della città. Alle ore 12:10 del giorno 18 ottobre 2021 proclama eletto alla carica di sindaco del comune di Napoli il professor Gaetano Manfredi, salve le definitive decisioni del Consiglio Comunale a termine dell'articolo 41,1 decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267. Da oggi è ufficiale, Napoli ha un nuovo sindaco, Gaetano Manfredi. A Palazzo San Giacomo è stato il giorno del passaggio di consegne tra il sindaco uscente Luigi De Magistris, che ha guidato Napoli per 10 anni, e il neoeletto sindaco Gaetano Manfredi, forte del largo consenso, oltre il 62% degli elettori lo hanno scelto, che gli ha consentito di vincere al primo turno. Oggi è il tempo soltanto dei ringraziamenti per il sindaco De Magistris. L'analisi politica verrà fatta in un secondo momento. Pochi secondi fa ho concluso un cordiale incontro con il sindaco Manfredi, siamo stati da soli a parlare. Quello che mi sento di dire qua è che auguro ovviamente a Gaetano Manfredi buon lavoro, ma soprattutto alla città di Napoli ogni bene e ogni fortuna. Al popolo che ho servito per 10 anni e mezzo con tanta dedizione e che oggi riprenderò e continuerò a vivere senza il peso dell'amministrazione, ma con la responsabilità di essere stato sindaco per tanti anni. Ovviamente ho garantito al sindaco Manfredi, qualora ne avesse necessità, qualsiasi collaborazione di tipo istituzionale per garantire la continuità amministrativa. Grazie, buon lavoro e buon tutto. Grazie. Per il nuovo sindaco oggi invece l'emozione e la responsabilità di essere alla guida di una città complessa come Napoli. Ho appena effettuato lo scambio delle consegne con il sindaco De Magistris, è stato un incontro molto cordiale, qui abbiamo ovviamente discusso del futuro della città, dell'importanza di dedicare ogni sforzo al bene della nostra comunità, dei napoletani e della città di Napoli. Si apre una stagione di grande lavoro, di grande impegno. Le sfide che abbiamo davanti sono tante, dalla riorganizzazione della macchina amministrativa al riequilibrio dei conti del comune e la necessità di affrontare quelle che sono le grandi sfide della ripartenza post-Covid, la necessità di intercettare le risorse del PNRR, la nuova sfida dei fondi europei e la ripresa degli investimenti pubblici e privati nella città. Quello che poi i nostri cittadini ci chiedono è di ripristinare delle condizioni di vita che siano compatibili con una grande città europea. Ci sarà il mio massimo impegno per fare in modo che Napoli possa essere rappresentata sia a livello nazionale che a livello internazionale. Cercheremo di dare delle risposte concrete ai cittadini. A tutti i cittadini di Napoli, io oggi sono il sindaco di tutti, è finita la campagna elettorale, è finita la propaganda, adesso dobbiamo pensare alle cose serie, ai bisogni dei cittadini, alla concretezza delle azioni e all'unità istituzionale. Adesso abbiamo solo da lavorare e quindi auguro a me stesso e a tutta la città di Napoli un futuro che è all'altezza delle aspettative che tutti i cittadini hanno. Grazie. Siamo in collegamento con Rosario Rappa, segretario generale della FIOM CGIL Napoli. Grazie per essere in collegamento con noi. Ben trovato. No.
Allora, segretario, l'avvertenza Whirlpool è tra le vertenze più dolorose in Campania in questo momento. Tanti lavoratori che perderanno il loro posto di lavoro. Domani al Mise c'è un ulteriore incontro con il governo per cercare la possibile mediazione. A questo punto, insomma, i giochi sembrano fatti. L'azienda è convinta di portare avanti il suo progetto di licenziamento e della chiusura dello stabilimento di Via Argine. Ma noi pensiamo che il progetto dell'azienda può essere fermato e fino a quando avremo capacità di iniziative, che l'abbiamo, ci muoviamo in tale direzione. Nel senso che questa sarà una settimana calda, appunto domani ci sarà l'incontro con i due ministri che dovrebbero proporci un'ipotesi, come si dice, di iniziativa straordinaria sulla vertenza Whirlpool. Parlano di appunto iniziativa legislativa straordinaria per appunto l'emblematicità della vertenza, che è napoletana ma ha anche un rilievo nazionale. Siamo di fronte, come dire, a una delle multinazionali assieme a GKN che, malgrado ha un carico di lavoro acquisito su tutti gli stabilimenti italiani, 5.000 dipendenti, 1.000 interinali, 4 milioni di lavatrici da dover collocare in uno stabilimento europeo, malgrado tutto questo decide con l'arroganza delle multinazionali di chiudere un sito che è all'avanguardia rispetto anche alla capacità produttiva per spostare le produzioni in un altro paese. Questo è l'emblema di questa vertenza. Certo, mi dica una cosa, cosa ha sbagliato il governo se oggi siamo a questo punto? Insomma, si poteva fare di più e si doveva fare di più per salvare un sito assolutamente produttivo e non in difficoltà economiche? Poteva e doveva. Noi è 3 anni che abbiamo, come dire, attraversato 3 governi con 3 presidenti del Consiglio e con 3 ministri diversi. Abbiamo chiesto dall'inizio che era necessario dotarsi di uno strumento in grado di formare l'arroganza delle multinazionali. Siamo stati i primi, adesso c'è anche GKN e così via. Avevamo detto: provate a fare un'iniziativa, peraltro c'era stata anche un'iniziativa legislativa promossa dall'onorevole Fornaro, sottoscritta da tutte le forze politiche, per un decreto antidelocalizzazione che potesse incidere sull'azienda. Adesso siamo ai tempi supplementari. Io auspico che già domani i due ministri ci dicano qual è il provvedimento straordinario per bloccare Whirlpool. Dall'altro lato ci sarà venerdì la prima udienza, l'udienza in cui col Tribunale di Napoli alle 13, che è un'altra tappa importante, perché se il magistrato, valutando le carte, noi riteniamo che siamo di fronte a un palese non rispetto di accordi e quindi di comportamento antisindacale, dovesse, come è successo per GKN, darci ragione, questo rimetterebbe in moto un ragionamento, perché comunque i licenziamenti sarebbero rimossi e revocati. Noi la ringraziamo per il suo intervento, naturalmente torneremo a collegarci laddove ci fossero dei risvolti in questa avvertenza ed raccogliamo il suo appello, non bisogna assolutamente far cadere il silenzio, è a rischio il lavoro di tante famiglie, per cui insomma in questo momento bisogna essere uniti. Grazie, arrivederci, buon lavoro. Grazie a lei, buongiorno. Presentato il rapporto Giovani e Media dopo la pandemia. Sono stati presentati presso la Sala Giunta Francesco De Santis della Regione Campania a Palazzo Santa Lucia i risultati della ricerca sulla condizione dei giovani in Campania ai tempi del Covid-19 condotta dall'Osservatorio Territoriale Giovani del Dipartimento di Scienze Sociali dell'Università Federico II di Napoli, coordinato da Lello Savonardo e promosso dall'Assessorato alle Politiche Giovanili e Sociali della Regione Campania, guidato da Lucia Fortini. La pandemia ha generato disorientamento e smarrimento nelle nuove generazioni, condizionando in modo significativo la vita pubblica e privata, individuale e collettiva. I media digitali hanno rappresentato uno straordinario strumento di connessione e comunicazione in una delicata fase storica caratterizzata dal distanziamento fisico e sociale. Questo è il commento di Lello Savonardo, coordinatore della ricerca. La regione, che è la più giovane e social d'Italia, sostanzialmente sembra essere divisa in due. C'è da
da un lato diciamo una categoria di giovani che abbiamo definito, secondo la metafora di Antonio De Lillo, i velisti, cioè coloro che sono forniti del capitale sociale e culturale, ovvero degli strumenti per poter navigare con il timone, con la vela e andare verso una meta, quindi orientarsi verso degli obiettivi chiari. E coloro che invece abbiamo definito surfisti, ovvero che navigano sulla tavola da surf, cavalcando l'onda, senza gli strumenti, quel capitale sociale e culturale che è necessario per orientarsi verso una meta con consapevolezza e quindi molto spesso disorientati alla ricerca di soluzioni di volta in volta possibili. E poi ci sono una minoranza di quelli che navigano sulla zattera che si lascia andare con la corrente e che in qualche modo disinteressati, disattenti, esclusi, tendono sostanzialmente ad allontanarsi dalla sfera pubblica e dalla vita pubblica. Durante l'isolamento causato dal Covid, l'unico sistema che ha sostenuto e incentivato le relazioni umane è stato rappresentato dalla comunicazione attraverso i dispositivi digitali. Queste le parole della professoressa Enrica Amaturo. I risultati di questa indagine potranno essere veramente molto utili per pensare a delle politiche giovanili che aiutino sostanzialmente i ragazzi, che li aiutino nel fare delle scelte innovative, che li aiutino anche appunto a supportare una loro nuova cittadinanza in un mondo che è cambiato e che oggi non può più prescindere dal digitale. Siamo in collegamento con l'assessore all'istruzione della Regione Campania, Lucia Fortini. Grazie per essere nuovamente con noi, ben trovata. Salve! Allora, una situazione assolutamente rassicurante al momento nelle scuole di Napoli, provincia e di tutta la Campania per quanto riguarda l'emergenza coronavirus. Un dato forse che è andato al di là di ogni più rosea aspettativa, insomma, considerando ormai che la scuola è aperta da un bel po', non sono cresciuti i contagi. Sì, devo dire che ci aspettavamo che comunque la situazione fosse sotto controllo, ma non immaginavamo una situazione così rosea. Le scuole hanno retto, l'abbiamo detto tante volte, anche perché il personale scolastico è il più vaccinato d'Italia, hanno retto perché abbiamo raggiunto delle percentuali importanti tra le persone, tra gli studenti over 12 che si sono vaccinati, abbiamo una percentuale che supera il 70%, senza tenere conto del fatto che naturalmente 12enni e 13enni sono quelli tra virgolette meno vaccinati, quindi over 14 abbiamo veramente percentuali importanti. Quindi è passato il messaggio naturalmente che la vaccinazione potesse essere lo strumento per ritornare ad una vita normale. Così è stato, così è ovvio che ci sono tutta una serie di strumenti che ancora ci occorrono, penso per esempio alle mascherine, l'igienizzante, cioè è chiaro che non dobbiamo abbassare il livello d'attenzione, ma è altrettanto chiaro che il peggio è alle nostre spalle, quindi ci stiamo riprendendo e devo dire che è con una sincera soddisfazione che possiamo guardare al futuro. Proprio per questo la Regione Campania ha messo in programma tutta una serie di attività, abbiamo tanti bandi aperti perché vogliamo ricominciare a investire sui nostri studenti. Certo, insomma, adesso c'è bisogno soltanto di investire con progetti importanti sui giovani, anche per prevenire, insomma, quelli che sono episodi spiacevoli. Mi riferisco alla movida violenta, che è un problema chiaramente di tutte quante le grandi città. La regione chiaramente non ha competenza specifica, perché sappiamo che è di competenza del comune, insomma, il controllo di certe attività. Però è importante investire, perché se si investe si fa prevenzione in qualche modo, perché solo la repressione non basta. È chiaro, e per questo la Regione sta investendo e c'è il bando della prossima triennalità di Scuola Viva che è tuttora in corso, scade il 3 dicembre, anzi colgo l'occasione per comunicare alle scuole che possono partecipare tutte le scuole della Campania. Lo dico perché negli anni scorsi naturalmente la manifestazione di interesse si faceva solo per le scuole che già erano inserite nel programma. Qui si ricomincia da capo, quindi ogni scuola potrà presentare la propria
propria progettualità per l'apertura pomeridiana delle nostre scuole. Saranno circa 500 quelle che saranno finanziate. Venerdì ci sarà un importante incontro anche per spiegare il bando, se ci fossero dei problemi, delle questioni da risolvere, perché naturalmente l'investimento sui nostri ragazzi diventa fondamentale per sostenerli. Certo, assessore, noi come sempre la ringraziamo, le auguriamo buon lavoro, arrivederci, a presto. Grazie a voi, buon lavoro. Calcio, il Napoli soffre ma vince 1-0 con il Torino. Il Napoli vola in vetta alla classifica con Osimhen, il valore aggiunto che ogni club vorrebbe. Napoli-Torino 1-0, tre punti fondamentali per mantenere le distanze dalle inseguitrici. Con il Milan che vince in rimonta con il Verona, il Napoli recupera su un Inter sprecone. La partita sembrava stregata con il rigore sbagliato di Insigne, il gol annullato a Di Lorenzo ed il palo di Lozano. I circa 30.000 al Diego Armando Maradona hanno sofferto, ma la qualità dell'allenatore che legge in campo le partite come pochi sanno fare hanno fatto la differenza. I cambi giusti al momento giusto, incurante delle lamentele di Chiesh. Ha messo a segno la sua vittoria consecutiva a Mister Spalletti, il Torino di Juric nulla ha potuto. Vincere questa partita qui è tanta roba, perché loro hanno delle caratteristiche differenti dalla nostra. Se noi sappiamo fare anche, di mettersi a disposizione, rimanere in equilibrio quando la cosa si fa difficile, sapere aspettare il momento giusto e poi rimettersi a riguidare la partita, a riportarla dove noi vogliamo andare, quello è un sintomo di maturità, è un sintomo di forza. Secondo me è stata una partita difficile, però per quello che ho visto dalla panchina ha vinto anche meritatamente. Ascoltiamo la voce dei tifosi dopo l'ottava vittoria consecutiva di un Napoli che vola. Osimhen può essere il crack di questo campionato, è attualmente l'attaccante più forte. Diciamo che dovrebbe segnare di più perché ha diverse occasioni, però non conclude spesso. Però alla fine riesce sempre a dare il massimo di sé. Tantissima roba. Il Napoli oggi come oggi è la squadra più forte. E penso che andremo avanti fino alla fine così. Osimhen sta prendendo il posto di Cavani nel cuore dei tifosi, sta diventando l'attaccante per cui tutti quanti ovviamente fanno il tifo. Osimhen già l'ha preso il posto di Cavani, però Cavani era Cavani. È stato un grande, poi dobbiamo vedere ancora Osimhen se continua così. Sì, attualmente stiamo giocando un buon calcio, speriamo che continuiamo così, che a gennaio non caliamo con la Coppa d'Africa, perché se ne andrà Osimhen, se ne andrà Anguissa, se ne andrà Koulibaly. Speriamo che le vinciamo tutte fino a dicembre. Sì, attualmente Osimhen ha preso il posto nel cuore dei tifosi del Napoli, per come gioca, per i gol che fa. Diciamo che è immarcabile Osimhen. Abbiamo un Osimhen che fa la differenza. Non mi aspettavo veramente un calciatore di una forza e di una... Cioè, ha una voglia, si vede proprio, capito, che vuole andare a segnare. Quindi sono veramente contento di questa cosa per il Napoli, per la squadra e per i tifosi. Non si vende esagerato, vabbè, è un animale sportivo. Anche mentre Insigne, vabbè, può prendere i momenti di pausa, però un campione come lui, diciamo che ha fatto un piccolo errore. Un piccolo errore, vabbè, diciamo piccolo errore, ma... Vabbè, non glielo facciamo pesare perché poi non ci dimentichiamo tutte le cose belle che ha fatto a Napoli comunque. Campania a Torre Cuso, evento per celebrare l'aglianico della Taburno. Vino e solidarietà. In una terra dove la qualità del nettare d'uva fa da volano all'economia, esperti del settore si sono radunati a Torre Cuso, in provincia di Benevento, per celebrare l'aglianico del Taburno, con 3 giorni di dibattiti, workshop e degustazioni organizzati dalla cantina Iannella per celebrare i suoi 100 anni di attività.
A raccontare Lagliani, alcuni dei massimi esperti italiani del pianeta vino. Spazio anche alla solidarietà con una speciale asta bottiglie 2020 per raccogliere fondi da destinare alla ricerca, rappresentata dal presidente Nicola Caporaso, la FIRE, Onlus, Fondazione Italiana per la Ricerca in Epatologia. È davvero tutto, grazie per essere stati con noi, una piacevole serata, continuate a seguire i nostri programmi, arrivederci.